Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e sì, questo è l'ennesimo video sfogo su Monday Night Raw. Ormai non è più un mistero, dall'inizio di quest'estate sto facendo una fatica allucinante a seguire con continuità lo show del lunedì sera. Ogni settimana c'è qualcosa che non funziona e non mi è ben chiaro come io non abbia ancora mollato tutto. Perché al mio posto una persona intelligente avrebbe smesso di seguire il programma, preferendo la salvaguardia della salute mentale. Però so anche che voi, sadici bastardi quali siete, ci godete nel vedermi sclerare, ammettetelo. Nello specifico, oggi parleremo della puntata di settimana scorsa, una puntata talmente brutta che non sono riuscito a trattenermi e l'ho subito definita come la peggiore di tutto l'anno. E a giudicare dalla qualità media dello show in questo 2018, è tutto dire. La puntata si è aperta con un'immagine che diventerà abbastanza ricorrente. Dopo l'assalto a Braun Strowman con conseguente infortunio, Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre sono la nuova minaccia, il che porta a chiedermi: e Dolph Ziggler? La separazione tra lo show-off e McIntyre è arrivata senza che nessuno se ne accorgesse? E soprattutto, davvero Raw non può fare a meno di avere un trio come act principale delle puntate? Questa nuova alleanza di cattivi fa un po' il bello del cattivo tempo, prendendosela con lottatori come Elias o Finn Balor. E questo mi ha fatto pensare, senza Roman Reigns, assente per cause di forza maggiore, e ora anche senza Braun Strowman, assente per infortunio, Raw è senza un trascinatore. Per quanto sia over, Elias non è di certo la superstar sul quale il pubblico può riporre le proprie speranze. È buono per farsi quattro risate, ma difficilmente sarà colui che libererà Raw dall'oppressione di Baron Corbin. Finn Balor, se vogliamo, è in una situazione anche peggiore, dato che, ormai da più di un anno, vive nello esticazzi generale. Esticazzi! Anche per me, che sono suo fan, mi viene difficile interessarmi alle sue vicende, per colpa del modo parecchio misero con cui è stato proposto da quando è tornato dal suo infortunio alla spalla. Ormai è quasi più riconducibile a quel tremendo sorriso piuttosto che alla gimmick del demone. Ecco perché con una situazione di face così misera, appunto, gran parte della puntata è costituita da segmenti in cui i cattivi hanno la meglio sui buoni tramite la superiorità numerica. Non a caso, lo show si è concluso nello stesso modo in cui è iniziato, col trio Corbin, Lashley, McIntyre. È stato lo stesso segmento d'apertura, solo che al posto di Elias c'era Balor. Se non è questa una scrittura pigra, ditemi voi che cos'è. Baron Corbin ha costituito un terzo della puntata e, seppur possa sembrare poco, basta fare un rapido calcolo. Dedicare un'intera ora ad un solo personaggio non è affatto poco. Ma vi sento già battere violentemente sulla tastiera. Ma come, Max? C'è un altro lottatore che potrebbe essere il trascinatore di Raw, Seth Rollins. Quel potrebbe è la chiave di lettura, perché non lo è. Quando non è impegnato a difendere un titolo che si era dimenticato di possedere per mesi in una open challenge contro Dolph Ziggler, ecco dove era finito lo show off, a rifare lo stesso incontro che abbiamo già visto per tutta l'estate. Seth Rollins è maggiormente preoccupato a dare la caccia a Dean Ambrose e, sebbene abbia espresso tutta la mia positività attorno al turn heel del lunatico, sono stati parecchio veloci nel farmi rimangiare ogni mia parola. È stato di quanto più cringe io abbia mai visto. Già fatto? Pick Indolor, la siringa con ago indolore che si usa una sola volta. Leggere attentamente le avvertenze. Anche se mi ha parecchio stupito il non trovare nessuna protesta da parte dei Novax. Parlando invece della divisione femminile, il confronto parlato tra Nia Jax e Ronda Rousey è stato terribilmente piatto e, per quel che mi riguarda, recitato anche abbastanza male dalla Facebreaker. Belongs to me. Ma so già cosa state pensando, non vedete l'ora che io distrugga Nia Jax. Avendo infortunato Becky Lynch, la gigantessa, piuttosto che ricevere delle opportunità titolate, dovrebbe essere licenziata. Ma in mezzo a questo calderone di schifo che è hashtag random, è forse la storyline più sensata di tutte. Dare un push importante ad una che ha infortunato una sua collega è più un problema dal punto di vista morale, ma narrativamente non è la prima volta in cui viene utilizzato un incidente per cavalcare una storyline, in questo caso per generare odio nei confronti di Nia Jax. In tutta sincerità, sono altri i fattori della divisione femminile che meriterebbero maggiore attenzione. In un segmento backstage, Baron Corbin ha dato ad Alexa Bliss il pieno controllo sulla divisione femminile. Le cose a Raw sono più gravi di quanto pensassi. Baron effettuerà un immediato intervento. Alexa Bliss è stata nominata inquisitore supremo della divisione femminile di Raw.
Avendo guidato alla vittoria il suo team a Survivor Series, Alexa Bliss avrà come inquisitore supremo il potere di affrontare il grave calo degli standard nella divisione femminile di Raw. Personalmente, credo che questa decisione sia stata presa per rendere la piccola Miss Bliss general manager dello show, almeno dopo che Baron Corbin verrà ucciso da Braun Strowman a TLC. È anche un modo per continuare a proporre e tenere in considerazione il suo personaggio, ora che è impossibilitata a combattere per via dei recenti infortuni. Da quel punto di vista ha senso, mi va anche bene, mi va un po' meno bene, l'ennesima figura d'autorità heel a Raw. Dopo Corbin e Stephanie McMahon non se ne sentiva affatto il bisogno. Nel mirino ha già puntato la coppia di amiche Sasha Banks e Bayley, le quali, proprio come Finn Balor, navigano nell'indifferenza generale anche dei loro tifosi, che ormai hanno definitivamente gettato la spugna per un loro possibile incontro. Il segmento della discussione aperta col pubblico è stato doloroso da sopportare. I would ship you back to hell where you came from! Alexa ha deciso di mandare in campo il suo esercito di minion personale, composto da Mickie James, Alicia Fox e Dana Brooke, tralasciando completamente il fatto che soltanto 24 ore prima Dana Brooke faceva coppia con Sasha e Bayley nel live event Starrcade. Che vuoi che sia la coerenza narrativa? E dulcis in fundo, la divisione di coppia. So che stavate aspettando questo momento. Dopo che l'intera categoria è stata totalmente distrutta da Braun Strowman per ben due volte nel corso di un solo anno, ci troviamo con gli AOP e Bobby Roode e Chad Gable a combattere per i titoli. Fino a quando non succede questo. E adesso fa una bella pipì, una bella pipì, una bella pipì, 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 una bella pipì, pipì, pipì. In questa faida non si sta mandando over i campioni di coppia, si sta mandando over la pipì. Infatti, gli EOP sono stati soprannominati EOPP. Uccidetemi. Togliete la vestaglia di Bobby Roode e metteteci il logo di Raw. Questa immagine è la rappresentazione perfetta di quello che è stato l'ultima puntata. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Un'altra televisione diversa, è impossibile! Genio! Non c'è 6-0 che tenga. Se questo è lo show che ha avuto la meglio sul brand warfare di Survivor Series, allora siamo messi veramente male e a me è salita all'angoscia, un leggero disgusto e tanta tristezza. Voi invece cosa ne pensate dell'ultima puntata di Raw? L'avete trovata brutta come ho fatto io oppure siete di tutt'altro avviso? In questo caso cercate di passarmi un po' della vostra positività, per piacere. Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.